Grazie ufficiale, Caputano Spira, nuovo giocatore portiere del Napoli. Sinceramente non so capito proprio un cazzo di che cazzo serve Ospina, cioè alla fine, porca puttana, cioè, poi dici che sbagliano clamorosamente le questioni, le faccende, ma se in Napoli c'ha tre portieri, Ospina, Karnesis e Meret. Meret è stato, facciamo la classifica graduale a sparsa a caso. Allora, Ospina viene, dovrebbe fare il primo portiere, porca puttana, quello mi arrabbio. Perché se la spende tutti questi cazzo di soldi, Napoli ha speso una marea di soldi. Karnesis la pagava 5 milioni, Meret la pagava, gli si pagava 20-25 milioni, intorno a una cifra esorbitante, proprio assurda, stratosferica. Inesistente, 25 milioni Meret che è giovane, sicuramente l'ha preso in prospettiva futura. Karnesis a 5 milioni e ha preso Ospina dall'Arsenal che sinceramente fa una marea di paperi. Fa i grossi passi, pure certe uscite a vuoto, certe papere a palloni alti, le fucilate si fa scappare la palla. Che cazzo stiamo facendo? Cioè il Napoli ha comprato tre portieri a comprare. Cioè, ha venduto Reina, doveva comprare, ci stava Perin, ci stava. Doveva a sto punto si deve comprare o Spina o Ochoa. Io pensavo che prendeva Ochoa, perché Ochoa giustamente, Ochoa aveva perso 3-0 il preliminare di Champions con l'Ajax, e quindi in conseguenza doveva prendere lui. Invece è successo poi che si è piombato clamorosamente su Ospina, cosa che non si riusciva proprio a capire. Ha preso Ospina. Mo' Ospina dove va? Il primo portiere, ma come cazzo si fa? E che cazzo, bro? Combato Ospina, il primo portiere. Secondo Karnesis, terzo il Meret dovrebbe fare il secondo, con il terzo barra Karnesis dovrebbe avvicendare. Che cazzo serve? A sto punto giocavi Karnesis e Meret. Oppure se avevi comprato questi due, dovevi andare a comprare ancora uno più forte, no Ospina. Alla mia Ospina è un buon portiere, d'esperienza, quello e quell'altro. Poi alla fine sta al pari quasi un po' più forte di Karnesis, ma diciamo che ha giocato all'Arsenal, però non è che ha giocato sempre titolare, perché ha giocato sempre ultimamente, ultime 2 stagioni ha giocato. E poi non mo poi manco tanto, perché prima stava pure cieca all'Arsenal, non si vede, ha giocato, però alla fine è un portiere non che c'ha la priorità assoluta, però mo bisogna vedere. Ma come cazzo fai a spendere quasi 35 milioni per tre portieri? Questa è una cosa che non si è capita. Doveva comprare uno o due portieri, basta, poi compravi un altro. A questo punto comprai uno più scarso e mettivi così, lo mettevi tanto per aggiungere alla lista. Il Karnesis faceva il primo, ma tu non puoi comprare il Karnesis, Meret, chi a questo punto un vai scuffetta che faceva il terzo. Però che bisogna fare? Cioè, alla fine, come cazzo si fa a comprare 300 cosi, portieri a destra, a sinistra? Uno pensava, cioè, io avrei comprato un portiere in più, poi aveva aggiunto un centrocampista, l'attaccante, un bomber di razza, perché Milik alla fine non è che si sta ripigliando, speriamo bene, c'è cioè Mertens. A seconda aveva messo più un centrocampista e dall'attacco è quasi completo, avevi un terzo giocatore che ti poteva fare un po' di sfracelli in attacco, però come cazzo si fa? E comunque iscrivetevi sempre al canale se non avete fatto. E quell'altro, un salute, un bacione pure a Genoa. Dopo il crollo del ponte, ripigliatevi presto. Riprendete cose terrificanti proprio. Come cazzo si fa? Un ponte da merda crolla così, ma i controlli come cazzo vengono fatti, come cazzo. Oddio, comunque riprendete tutti quanti, un bacione a tutte le persone, un cuore per voi, per voi, per voi. Prendete.
Noi ci vediamo al prossimo video e iscrivetevi sempre al canale. Mettete un mi piace soprattutto, immediatamente.